Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti a questa prima video lezione targata Gentleman Sports. Io sono Gabriel Ferrari e oggi vi parlerò dei principali tre nodi che vengono utilizzati nel mondo della nautica. Partiamo con il nodo semplice. Il nodo semplice appartiene alla categoria dei nodi di arresto, quei nodi che vengono utilizzati per fermare la corsa di una corda ed impedirne la fuoriuscita dalla propria sedia. Nella nautica, il nodo semplice, così come tutti gli altri nodi di arresto, viene utilizzato durante le manovre di attracco e nelle operazioni di salvataggio per facilitare la risalita e l'arrampicata del naufrago a mare. Per ottenere il nodo semplice si forma un occhio entro il quale si introduce il corrente e tirando entrambe le estremità del cavo si stringe. Proseguiamo con il nodo Savoia. Il nodo Savoia, conosciuto anche come nodo a 8 o nodo d'amore, appartiene anch'esso alla categoria dei nodi d'arresto, ma viene utilizzato come nodo di giunzione tra due cime dello stesso diametro o tra i capi della stessa cima. Nel mondo della nautica, il nodo Savoia viene utilizzato per impedire che le cime si sfilino da fuori o bozzelli, come nodo di appesantimento per cime o sagole da lancio e, se intrecciata ad intervalli regolari, per facilitare l'arrampicata dell'uomo a mare. Per ottenere il nodo Savoia si forma un occhio passando con il corrente sul dormiente ed un secondo occhio passando con il corrente sotto il dormiente. Si inserisce il corrente nel secondo occhio e si serra il nodo. Terminiamo con la gassa d'amante. La gassa d'amante, conosciuta anche come nodo di Boulin o nodo Boulino, appartiene alla categoria dei nodi all'occhiello, quei nodi che vengono utilizzati per assicurarsi ad un oggetto. Nella nautica, la gassa d'amante viene utilizzata per fare asole provvisorie su una corda, per fissare qualsiasi oggetto dotato di occhiello o come nodo di salvataggio. Oltre alla versione classica, ne esistono altre due, la versione spagnola e la versione portoghese, entrambe accomunate dal fatto di presentare una doppia asola invece che una. Fisse nella versione spagnola, detta anche nodo del pompiere, e scorrevoli in quella portoghese. Per realizzare una gassa d'amante si forma un occhio con il corrente, passando sopra il dormiente e si inserisce il corrente nell'occhio. A questo punto si passa il corrente dietro il dormiente e infine si inserisce il corrente nella parte alta dell'occhio. Il nodo si serra tenendo con una mano il corrente e l'occhio e tirando il dormiente con l'altra.